Oggi, insieme ai ragazzi del bike park di Riccione, abbiamo organizzato un corso per adulti dove impariamo la tecnica di guida, perché il nostro motto non è solo pedalare, ma bisogna sapere anche guidare. Questo corso è adatto a tutti, sia ai principianti, quelli che vogliono iniziare ad andare in mountain bike in sicurezza, e ai più esperti che vogliono migliorare la tecnica di guida. In questo corso affronteremo la curva, la frenata, i salti, le traiettorie e l'impostazione di guida. Ok, Stefano, anche un po' più basso le gambe, vai indietro con quello, spingi i pedali in piedi. Proprio spinter col tallone. Comunque ti porta anche a stare in una posizione migliore sopra la bicicletta, sia per le curve che per tutto il resto. Mai così. Questo esercizio è molto importante, perché muoversi sulla bicicletta può aiutare a bilanciare il peso e magari evitare cadute stupide, perché si è seduti o si è in una brutta posizione. Questo è il punto dove voi dovete spingere col piede, scaricare tutto il vostro peso sul pedale esterno, tutto, dalla testa alle mani ai piedi. Più spingete sul pedale e più avete grip sulla bicicletta. Attenzione, andate in bicicletta e talloni bassi. C'è il culo un po' troppo esterno, vedete? Guardare avanti cosa c'è, scegliere la traiettoria migliore, scegliere, evitare i sassi, evitare la ghiaia, evitare e fare la traiettoria migliore, ok? Dai, proviamolo alla volta. Pedalare in avanti, non indietro. Indietro solo in condizioni veramente estreme, magari non sei a tempo con la curva, non faccio in tempo ad andare avanti perché non c'è un rapporto troppo duro e quindi non riesco ad arrivare nella posizione corretta dalla curva, quindi vado indietro velocemente e la faccio. Solo in quel caso lì. Quindi cercate di stare sempre nella posizione tam così e sempre pedalare in avanti, ok? Stai facendo il contrario. Esatto. Danny, sei leggero te. Ho visto, bello. Visto, infatti è per retro. Dai, tutti i talloni alti. Bravo. Molto meglio dei primi. Allora arriviamo larghi, guardate dove sono io, già qui striscio il virillo e guardo con lo sguardo l'altro in uscita di curva, qui sto uscendo dalla curva, già guardo l'altra curva, ok? Molto importante, perché se noi siamo lì, cioè se non guardiamo cosa c'è davanti, facciamo questo errore. Arriviamo, faccio la curva e poi sono sotto la curva. Sotto la curva vuol dire che devo tornare in su. Torno in su, sono già lento, fermo, e poi devo ricominciare a ripartire. Ok? Qui facciamo, oltre la curva, la traiettoria. Allora, veniamo alla corsa da qua, entriamo dentro con i birilli. Dov'è il birillo? Qua. Largo, guardo dall'altro birillo, guardo l'altro birillo. Allora, posizione questa, sto scaricando tutto il peso sul pedale, scarico tutto, dalla testa ai piedi, tallone basso. Quando ho il birillo lì davanti alla ruota, io già devo guardare con lo sguardo l'altro, ok? Non stiamo troppo col sedere esterno, vedo qualcuno che fa col busto così, è sbagliato, fate più fatica e non è il movimento corretto. Il movimento corretto è stare dritti, diritti così, e guardiamo l'altro birillo. Pedalare o andare in bicicletta siamo buoni tutti, è vero? Esatto. Abbiamo messo un po' in crisi chi andava da un po', chi vabbè, chi deve iniziare a tutto da, però chi andava da un po' è un po' leggermente tra virgolette in crisi su come guidava, o tutto normale? L'abbiamo un po' sfasato. Bene, mi fa molto piacere, perché questo servono i corsi. Nell'ingresso curva dobbiamo già arrivare con la velocità giusta, non dobbiamo frenare dentro la curva. Prima. Non dobbiamo frenare dentro la curva, cioè vuol dire questa è la curva, io non devo frenare in questo raggio qua. Si frena prima, quindi si regola la velocità prima dell'ingresso curva e si entra con la velocità corretta. Ok? Non freniamo in curva, perché frenare in curva fa questo,
va giù la forcella, può perdere aderenza e scivolare. Via. Bravissimo, bella, bella, bella curva, bella curva, allarga. Bravo, via, guarda subito l'altra. Ruota. Bravissimo, il bacino. Ottimo, ottimo, ottimo. Occhio. Sei andato un po' sotto, visto? Sì. Anticipa, anticipa, stai su, su alla curva, no? Stai troppo sotto, perché dopo esci fuori di traiettoria. Bravo, bravo, bravo! Occhio, bravo, bravissimo, bravo! Sei portato al limite, va bene! Aspetta. Vai! Non tiratela su, avete visto? È schiaffo. Non tirate su. Bravo. Oh, vedete che c'è una piazza. Allora, abbiamo finito il corso. Com'è andata secondo voi? Molto bene, molto bravi. Molto. Molto bravi ragazzi. Ci siamo divertiti, più che altro abbiamo anche imparato un po' di tecnica. Se volete venire ai nostri corsi basta che contattate Denise, metterò i contatti in descrizione e ci vediamo presto. Vi aspettiamo. Ciao. Ciao.